Amici sportivi, questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi Francesco Amorosino, classe 1995, attaccante del Villafranca Veronese. Ciao Germano. Francesco, partiamo con la prima domanda. Dove sei nato e cresciuto? Sono nato negli Stati Uniti, in Virginia, e poi ci siamo trasferiti dopo poco tempo in Francia, a Parigi, dove abbiamo vissuto per 5 anni. Poi dopo 5 anni siamo passati a Roma, fino al periodo del liceo, dove siamo tornati negli Stati Uniti, questa volta a Washington. Come settore giovanile dove hai giocato? Allora, a Roma ho giocato nella Romulea, mentre quando ci siamo trasferiti negli Stati Uniti sono andato nella McLean Academy. Sappiamo che hai giocato sia negli Stati Uniti che in Spagna. Quali differenze hai trovato a livello di gioco? Credo che nel college americano il calcio sia un po' più fisico, mentre nel calcio spagnolo c'era più tattica individuale, diciamo. Perché hai scelto l'avventura sportiva qui a Villafranca? Avevo tanta voglia di tornare in Italia dopo un periodo lungo all'estero, e soprattutto ho capito da subito che Villafranca fosse una società seria con buone ambizioni. In quale ruolo ti esprimi al meglio? Io ho giocato molto spesso a centrocampo da mezzala, però posso giocare molto bene anche davanti e da esterno largo. Il gol più bello che hai segnato, ricordi la partita e com'è stato il gol? Sì, era una partita di campionato nel college americano, mi è arrivata la palla verso il centro, ho controllato la palla alzandomela al volo, ho fatto una girata verso l'angolino opposto. La partita più bella che hai giocato? Questa è una partita quando giocavo con il Portland Timbers Under 23, prima classificata contro seconda classificata, ho fatto due gol ed un assist, una partita vinta 4-1. Un tuo idolo come giocatore a cui ti ispiri? Da ragazzino ero sempre un grande tifoso di Pavel Nedved per la sua cattiveria agonistica e la sua capacità di decidere le partite. Ti piacerebbe giocare nei professionisti? Sì, è un obiettivo che ho tuttora. Il tuo colpo migliore? Il mio colpo migliore forse è la mia capacità negli inserimenti senza palla. Un tuo compagno di squadra da cui hai imparato di più? Compagno di squadra forse Jorge Herranz, un compagno ai tempi del college in America, perché ci spronavamo sempre e ci costringevamo a dare sempre il meglio per di noi. Un gol che immagini di segnare? Per un calciatore credo che segnare un gol del vantaggio all'ultimo minuto sia il massimo. Che aspettative hai qui a Villafranca per questo ultimo rush finale di campionato? Spero di poter dare il mio contributo per raggiungere quello che vogliamo, che è la salvezza. Se chiudi gli occhi e pensi a un tuo sogno sportivo per quest'anno, cosa ti immagini? Mi immagino il Villafranca che raggiunge la salvezza e avanzi che fa partire i cori nello spogliatoio. Francesco, ti abbiamo visto integrarti sin da subito nel gruppo della squadra, pur essendo arrivato solo da poco tempo. Qual è il segreto? Non penso che ci sia un segreto, la squadra mi ha accolto molto bene, quindi è stato molto facile per me integrarmi. La partita che vorresti rigiocare? Una partita che vorrei rigiocare è l'ultima partita che ho giocato nel college in America, la partita del torneo. Adesso una domanda così da spogliatoio. Qual è il compagno più elegante che ci dipiene di più al look? Più elegante non lo so, però Nicola Andreis, detto il Lord, è considerato uno di alta classe. Il più casinista all'interno dello spogliatoio? Penso il capitano Samuele Avanzi. Il più ordinato? Ordinato forse Rodney Strasser, che è accanto a me nello spogliatoio. L'ultima domanda, un messaggio che ti senti di dire ai compagni di squadra che stanno guardando il video? Un messaggio non ce l'ho, solo di continuare con la stessa cattiveria e entusiasmo che ho visto nelle ultime settimane. Grazie Francesco per la disponibilità all'intervista, un grande in bocca al lupo per questo rush finale di campionato, che tu possa toglierti le soddisfazioni che ti meriti. Crepi, grazie.